Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di cultura giapponese. Allora, il video di oggi sarà un video alquanto controverso e analizzeremo una questione alquanto, diciamo, unpopular, perché andremo a parlare di Shiorito, che in realtà l'ho già tirata fuori in altri video, ma vorrei parlarne oggi in questo nuovo video perché vorrei discutere bene che cosa pensano alcuni giapponesi di lei e perché all'estero è praticamente descritta come una eroina, mentre in Giappone non per tutti è così. Vabbè, siccome già so che questo video non sarà monetizzato, perché parleremo di un bel po' di cose interessanti e non molto family friendly, vi chiedo già da subito di lasciare un mi piace e commentare qui sotto, che così aiuterete questo video un filino a girare, anche se so che probabilmente girerà molto poco. Allora, comunque, se non vi ricordate chi è Shiorito, vi faccio un piccolo recap di tutto quello che è successo. Shiorito è una donna che ha dichiarato che è stata stuprata da Noriyuki Yamaguchi quando non era cosciente nel 2015. È andata a cena con Yamaguchi per parlare di un'opportunità di lavoro, ma ha perso coscienza dopo aver bevuto. Si è poi risvegliata in una stanza di hotel con Yamaguchi sopra di lei. Yamaguchi sostiene che non ha fatto nulla di male e che il sesso era consenziente. あ、一度一つのピリオドを受け取られたんだなという気持ち。ただ訴訟したからといってこのことがなかったことになるわけではないですし、これからも自分の受けた傷とどういうふうに向き合っていくのかということがあるので。私は法に触れる行為を一切していない判決、全く納得できませんので、すぐ控訴いたします。La procura ha detto che non c'erano abbastanza prove per incriminarlo, tuttavia Ito è andata a denunciare Yamaguchi alla corte civile chiedendo un risarcimento di ben 100.000 euro. Vince il caso e riceve un risarcimento di 3,3 milioni di yen, che sono circa 25.000 euro. Questo comunque più o meno è il caso. Il punto è che davanti ad un giudice voi, per poter praticamente incriminare la persona che voi state accusando, dovete necessariamente fornire delle prove tangibili con il quale il giudice può incriminare l'uomo che voi dite che vi ha fatto qualcosa. Mentre se voi andate alla corte civile ci sarà una giuria di persone, appunto civili, che deciderà se crede a voi o se crede alla persona che voi state accusando. Quindi diciamo che lei ha perso il caso nella corte penale, tuttavia ha vinto il caso alla corte civile. C'è da dire che in Giappone non succede spesso che questi casi vanno alle corti civili, perché la maggior parte delle persone stuprate non vogliono che il loro nome esca o fare vedere il loro volto, mentre Shiori Ito ha fatto l'esatto contrario e ne ha parlato apertamente. Anzi, la prima cosa che ha fatto praticamente è stato fare un libro, che tra l'altro ha anche vinto un premio giornalistico molto importante datole dalla Free Press Association of Japan nel 2018. E tra l'altro la stessa donna ha anche ricevuto una grandissima attenzione dei media giapponesi, ma soprattutto stranieri, perché principalmente di solito queste donne, come vi ho detto prima, rimangono nel silenzio e non denunciano questi crimini. In una società come il Giappone, dove praticamente le donne vengono, tra virgolette, premiate o comunque lodate se sono timide e silenziose, azioni come questa donna hanno realmente ispirato altre e sono iniziati anche in Giappone movimenti come quello di Me Too. Anche il Kutu, vi ricordate quello delle scarpe, eccetera, probabilmente è iniziato anche grazie a questa Shiorito che si è battuta per a questa violenza che lei ha detto di aver subito. La sua popolarità è cresciuta in modo veramente esponenziale e è diventato un personaggio sempre più influente. E c'è da dire però che anche se molte, davvero moltissime persone l'adorano, ce ne sono anche molte altre che sono un po' più scettiche riguardo a questa questione. E la domanda sarà: ma perché questa donna non piace? Dopotutto è coraggiosa, è da ammirare e sta facendo davvero un grande lavoro per aprire gli occhi del Giappone. E uno dei motivi, tuttavia, per cui non è così apprezzata, probabilmente è proprio la natura dei giapponesi, perché come vi ho detto in tantissimi video, comunque in Giappone se voi spiccate nella folla o andate vagamente controcorrente non è un comportamento che comunque il Giappone apprezza o approva in linea di massima, ovviamente. Tuttavia in questo caso forse questa non è in realtà l'unica ragione per cui ci sono molte persone che
non credono a Shiorito. Io ragazzi non mi schiero da nessuna delle due parti, vi voglio solamente diffondere delle informazioni in più. Questo voglio che sia chiaro dall'inizio, io non sono dalla parte di nessuno, perché la Corte Civile le ha dato ragione, la Corte Penale non le l'ha data, non ci sono delle prove tangibili e quindi non si può sapere. Io non mi occupo di queste cose, non mi alzerei mai a tanto, anche perché non so se le è capitato o meno. Quindi io vi dico soltanto l'opinione dei giapponesi, e perché ci sono alcuni giapponesi che sono molto scettici riguardo tutta questa questione. Ecco, questo vorrei che sia chiaro. Adesso andrò ad analizzare una serie di opinioni al riguardo di questa donna, vi farò anche vedere delle clip. Ho deciso di tralasciare tutti i commenti degli haters e gli insulti a caso, perché quelle non hanno un briciolo di verità, sono solo dei leoni da tastiera. Però ce ne sono altre in realtà che hanno forse un'opinione che è interessante ascoltare, o comunque voglio discuterne insieme, quindi voglio analizzare entrambi i fronti e voglio sapere che cosa ne pensate voi. Perché c'erano davvero molte persone che hanno criticato un pochino il comportamento di questa donna, dicendo che non era appropriata, che comunque è stato un incosciente nel cercare di trovare una posizione di lavoro uscendo a bere con una persona che comunque non conosceva così tanto. Ragazzi, a me sembrano un po' come quei discorsi di ti metti in minigonna, è normale che ti stuprino o ti guardino, non dovevi vestirti così. Cioè, sono cose assurde che nel 2020 non vorrei mai leggere. Queste critiche sono partite sia da uomini che donne, tra cui c'è stata anche la nostra amata, virgolette amata, Mio Sugita. Sapete, quella politica che ha detto che i gay sono improduttivi e che i trans sono dei malati. Se volete vedere quel video ve lo lascio qui. Comunque leggiamo che cosa lei ha da dire. Secondo me i crimini sessuali sono imperdonabili, ma come donna mi fa arrabbiare che una come Shiori sia vista come una vera vittima di una violenza sessuale, che non ha una minima colpa. Nel suo caso c'erano parecchi errori da parte sua, come il bere a sproposito fino a perdere coscienza davanti a una persona che conosceva poco. Qua io vorrei sottolineare che comunque lei, Shiori, non ha mai dichiarato di aver bevuto fino ad ubriacarsi, ha soltanto detto che ha perso coscienza, quindi potrebbe anche essere che le hanno messo qualcosa nel drink. Questo non ci ha dato saperlo e non possiamo esserne sicuri. Poi c'è stata anche un'altra youtuber che si è espressa al riguardo. Questa è una youtuber che ha subito delle violenze, si chiama Yoko Ishii, se volete vi lascio anche il canale in descrizione, che ha detto: non riesco a capire come una donna che esce a bere con un uomo si sia ubriacata. Non capisco cosa si aspetti dalla società. Da vittima di abuso sessuale non ho mai provato nessuna gratitudine nei suoi confronti. A dire il vero è più problematica che altro. Poi qua ci sono alcuni altri commenti che ho trovato su Twitter che dicono: quindi la lezione di oggi è: non dobbiamo mai ubriacarci davanti a uno sconosciuto, giusto? Provo empatia per tutte le donne che hanno subito violenze sessuali, ma nel suo caso ci sono troppe cose che non mi convincono, anche dopo aver letto il suo libro. Un'altra cosa che ha fatto molto discutere e che ha messo in dubbio la veridicità della testimonianza di Shiori è il fatto che comunque abbia aspettato ben 5 giorni prima di dire che è stata violentata. Io ragazzi penso che siamo tutti diversi e tutte reagiamo in modo diverso, quindi se realmente lei ha subito una violenza sessuale e ci ha messo 5 giorni per dichiararlo, cioè non lo so, può succedere, magari non era pronta, quindi non so perché subito parlarne male. Comunque in ogni caso il fatto che lei abbia aspettato 5 giorni ha detto che magari ci sarebbero state delle possibili prove a cui non è stato più possibile risalire perché lei ha aspettato così tanto, quindi sembra che abbia sfruttato la situazione a suo vantaggio appunto per un pochino nascondere le prove, se realmente questo atto di violenza non è successo. In ogni caso, a seconda che sia successo o meno, quello che fa molto discutere è il fatto di come lei abbia sfruttato questa violenza che ha subito per, diciamo, ricavare tanti soldi, perché lei, cioè, non è che abbia fatto, che ne so, una comunità, un servizio magari per aiutare le vittime che abbiano subito queste violenze. Lei la prima cosa che ha fatto è stato fare un libro, quindi diciamo che queste cose hanno dato un po' fastidio ad alcuni giapponesi. Guardate un attimo qui. 優秀だなぁとは思いました。名前を売るという行為、要するにインフルエンサーとなる行為に関しましては多分優秀だと思ってるんですが、ただ倫理的にどうなのかなっていうところでいくとやっぱり違和感は感じます。
性被害があったとして、伊藤詩織さん分かんないですけど、あったとして立ち直り方に見えなくて売り方に見えたんですよ。性被害出た人がいきなりこう画面越しで性被害出ましたみたいな感じで、その彼女はその被害者の方は泣き寝入りというか、それを変えたい意味でも彼女は堂々とその名前と顔を出して言ってるんだ。当初はそう信じてましたね、私も。ただそうする時の証明ってあると思うんです。行動としてはやっぱりその NPO なり、まあ、財団法人なり立ち上げて、で自分の道筋を示すような団体を作って、そういう被害を出た方の救済とかは行うべきでしょう。先に本とか出しちゃって収益いっちゃってるじゃないですか。海外とかのマスコミにも取り上げられるように、まあ日本もそうですよね。確かに今その、まあ、BBC とかかなりこう大きな海外メディアも取り上げられてる。それもやっぱり計算済みだったんじゃないか。そんな風に見えちゃってますよね。すごい優秀な方だなと思いました。だから名前を売るためにはこうした方が一番有利っていうことを分かっているというか、まあ民事裁判で、刑事裁判もすでに出てますよね。刑事裁判で敗訴したことはあんまりメディアって多分取り上げられなくて、で勝訴した ところに取り上げられるっていうところまでおそらく想定して、ああいう感じの振り回してるんだろうな、うまいなっていうのはなんとなく。Dal punto di vista, tra l'altro, di altri giapponesi, tutta questa questione potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla demografia del Giappone. Come sapete, in Giappone c'è un problema del calo demografico e questo comunque probabilmente spingerà molti più giapponesi a non farsi avanti, a fare il primo passo nei confronti di alcune giapponesi, perché comunque ci sono delle donne che appositamente fingono di essere state toccate. C'è anche un film che hanno fatto di questo uomo, vi lascio anche il video in cui ne ho parlato nello specifico. Una ragazza ha detto che lui l'ha toccato quando non è stato così, almeno non c'era nessuna prova, hanno anche analizzato la gonna di lei, non c'era nessuna impronta. Tuttavia la sua vita era rovinata dopo quel fatto, anche se poi si è rivelato non essere vero. Comunque sapete, una volta che l'opinione pubblica si è fatta una certa opinione di te, tutti crederanno solo a quella versione. È molto difficile cambiare l'opinione di qualcuno. Mettete che vi mettono in prigione perché ritengono che voi avete fatto un determinato crimine, anche se poi non l'avete commesso. Comunque la gente vi guarderà sempre purtroppo in modo sospetto, ed è una cosa grave, però è una cosa che succede. Sekihara to ka te hontou ni shite nai no ni josei ni iwareta kara tsumi o tsugawa nakia ikenai tte iu no wa kizurai na to omimasu ne, dansei ga kara shitara. Nansuka enzai to ka mo aru janai desu ka, yappa maari ga mitete sore o kyakkan teki ni tadashii ka tadashiku nai ka tte iu no wa minna de miru hisyou ga aru kana tte wa omimasu ne. Wakannai de 2人だけだとどっちが正しいかっていうのは、そのどっちも嘘つけるじゃないですか、嘘つこうと思えば。Ito, tra l'altro, anche pronta a denunciare tutte le persone che l'hanno diffamata sui social o comunque che le hanno esposto delle critiche. E questo ha sollevato un ulteriore polverone, perché sembra che lei stia praticamente, comunque sei un personaggio pubblico, ti sei esposta così tanto, devi accettare anche le critiche. Cioè è normale che ci sono persone che magari credevano all'uomo e non credevano a lei, cioè alla fine non ci sono prove che dimostrano né la colpevolezza di lui né l'innocenza di lei. Quindi sinceramente non so nemmeno io da che parte stare in tutta questa faccenda, perché ci sono molte cose che sembrano molto sospette per quanto riguarda il comportamento di questa donna. Quindi io personalmente non mi schiero da nessuna cosa, non vi sto assolutamente dicendo che cosa sia giusto, che cosa di sbagliato. Fate voi la vostra opinione, pensate voi con la vostra testa e decidete a chi volete credere, o non schieratevi, perché non ci sono abbastanza prove secondo me per esprimere realmente una decisione. E anche l'opinione pubblica è completamente spaccata in due, tra chi crede a lei, a Shiori Ito, la vede come un'eroina, e chi la vede soltanto come un'avida scalatrice sociale che o ha usato questo fatto dello stupro per poter diventare lei quello che è diventata adesso, oppure che si è proprio inventata tutto di sana pianta apposta per cavalcare l'onda. Come sapete, all'estero è proprio idolatrata, ma in Giappone non è così per tutti. Ragazzi, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di tutta questa questione e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione da Seba e alla prossima!